Stiamo dipingendo il muro perimetrale della scuola d'infanzia di Frascati Cocciano. E questo è il mio progetto che ho presentato, che ho preparato, ed è l'interno di un'astronave. Quindi è in contrapposizione a quello che si andrà a creare dall'altra parte del muro, che sono elementi naturali. Io mi occuperò degli elementi tecnici, elementi, diciamo, industriali, possiamo definirli, quindi motori, scale, sintetizzatori e tutto quello che è elettrico-elettronico. Nello specifico tutti questi elementi si andranno a trovare all'interno di un'astronave. Perché ho scelto l'astronave? Perché, a parte che mi dà l'idea di un qualcosa che va verso l'oltre, verso lo spazio, ma poi anche perché mi permetteva, dal punto di vista stilistico, di creare tutte queste aperture che sono gli oblò, le finestre, da non nascondere totalmente il cemento ma lasciarlo un po' fuori, così da creare questa ambivalenza tra nuovo e vecchio che mi interessava. Abbiamo scelto il blu, tutta la mia parte sarà colorata di blu, viola, comunque colori tendenti ai colori freddi, siccome dall'altra parte ci si occuperanno della natura, quindi useranno rossi, verdi e toni caldi. Quindi, oltre che attraverso l'immagine, questa contrapposizione tra natura e tecnologia verrà data anche dal colore. Poi sarà abbellito tutto da luci in 3D, da Camillo e da Goofy. È un progetto che lavoreremo insieme, non mi sento dire che il disegno sarà solo il mio. E il punto di congiunzione tra il nuovo e il vecchio sarà questo cyborg. Come si chiamano quelle cose che sono sia robot che umani? Cyborg, sono cyborg, sì. Da questo cyborg, quindi l'anello di congiunzione, possiamo dire, tra la tecnologia e la natura, quindi un robot che ha anche parti umane. E questo cyborg terrà in mano un uccello che darà inizio alla parte di muro che parlerà totalmente di natura. Vai. Lasciamo qua così, no?